Emozione di chi va alla ricerca anche di queste cose, no? Ho Questa detto, la ma so che avevo circa 10 anni, scusa. E allora dimmi, dimmi. La so che avevo circa 10 anni. Ma mica la scelletta nudita o che parli? No, tu la te Me l'ho imparata così, oralmente, oralmente. cioè da solo, me l'hanno detta dai piccoli, no. Quindi questa viene direttamente dalla tradizione orale e questo serve a dire che ancora è vivo nella zona il ricordo di quelle cose. Difatti, quando l'altro ieri, non sono venuto a te ieri a dirti questo, l'altro ieri sono andato a vedere la cappella di San Bernardino da Siena. Perché tutto nasce e ho notato i lumini accesi, pulitissima, un ordine, i fiori, vabbè, di plastica, però pulitissimi, tutto quanto, proprio bella questa. E detto, lì è vivo il culto di San Bernardino da Siena, perché lui, quando il 20 di maggio 1444 scendeva da lì, era morente, stava per morire. A Sella di Corno ha battuto io la mazza e è uscita l'acqua, ci sta lo zampillo di acqua, a Sella di Corno, sì. Poi lì si stava, quando è morto, quando è arrivato all'Aquila, è morto, 20 maggio 1444. Poi, per dire, invece, il 24 di marzo 1798, i francesi, ecco, poi, i francesi sono andati con le mazze, con le mazzole, a rompere l'urna di San Bernardino per prendere l'argento. E gli usando, come diceva il professore Clementi, che è morto da poco tempo, quindi io ricordiamo il professor Clementi pure con un applauso, perché è morto. Il professor Clementi è stato una celebrità storica, massimo storico qui dell'Abruzzo e dell'Aquila, di storia medievale. Dice: hanno rotto l'urna di San Bernardino e ho sciomentato l'ossa l'ho sciomentata alla chiesa, sciomentate, buttate per terra. Questa cosa, ovviamente, è risalita. San Bernardino da Siena è patrono dell'Aquila. Lui, Celestino V, San Celestino, San Celestino, San Bernardino, San Massimo e San Deutizio. Quattro sono i santi protettori, però quello in assoluto più venerato è, vabbè, San Celestino è più antico, ma San Bernardino. Poi ci sono il monogramma San Bernardino in quasi tutti i portali qui dell'Aquilano, qui non ci sta, ma è molto diffuso. Quindi hanno in qualche modo vendicato San Bernardino quando è successa questa guerra. Arrivati erano fatti quasi tutti, perché poi se uno va a leggere le cronache, davvero su 3.500 ne ammazzarono circa 2.000 a causa di questo. Tant'è che quando si è risaputa la notizia al direttorio, Napoleone disse: vabbè, ma andiamo lì, radiamo al sole quei paesi praticamente. Poi vabbè, c'è stato. Sono andati diversamente le questioni. Io a questo punto direi grazie per il contributo. Per me allora è stato emozionante ancora oggi.